Allora, stamane si sono aperti i lavori di questa prima adunata degli Stati Generali dell'Ingegneria a Milano. Abbiamo, a parte la carrellata di necessari e doverosi saluti istituzionali, siamo entrati un po' nel tema. L'ingegnere Pinzi, presidente dell'Ordine degli Ingegneri, ha illustrato i temi e il senso di questi 2 giorni. E poi dopo il direttore generale di MM e Massimo Recalcati, direttore di divisione ingegneria, ci hanno permesso, insomma, di conoscere lo stato dell'arte dal punto di vista del know-how, delle commesse, dell'impegno dell'azienda, appunto di MM. Ora, nella parte, e poi c'è stata una parte sulla comunicazione immateriale, che è la sfida, direi, 2.0, una parte almeno dell'ingegneria, l'ingegneria che si racconta, che deve raccontarsi. E però adesso nel pomeriggio entriamo nel vivo della giornata. Abbiamo 2 talk, uno sulla sicurezza, uno invece sulla vedibilità e resilienza, e sono previsti tanti interventi, quindi mi raccomando la precisione, la puntualità nello scorrere delle slide, nelle vostre presentazioni. A moderare e a condurre c'è qui con noi Giacomo Vattolina del Corriere della Sera. Io sono molto felice di averlo tra noi. Come nel caso di stamane, una voce fuori dal coro, diciamo così, quindi non di addetto stretto ai lavori, ci aiuta a entrare meglio nel merito delle questioni che vengono illustrate. Chiedo ad Arianna di darci una mano nel passaggio delle varie slide. Vedo che ha tutto, anche il microfono, quindi così siamo. Quindi senza indugio possiamo dare il via alla seconda parte di questa giornata. Grazie Giacomo. Prova. Buongiorno a tutti, si sente bene direi. Apriamo la sessione pomeridiana del microfono. Perché è già stata fatta, insomma, sarà una sessione ricca di interventi perché sono 11 interventi, alcuni doppi, quindi anch'io richiamo alla brevità e a un rigoroso rispetto dei limiti imposti, di cui sarò inflessibile garante. E, insomma, la sessione si terrà in 2 parti: una prima con 5 interventi a tema della sicurezza, seguita poi da 6 altri interventi sul tema della vivibilità e della resilienza. Discuteremo un po', ragioneremo un po' sullo stato dell'arte, della professione, un viaggio che ci porterà con il primo intervento, direi quasi filosofico, anche perché abbiamo fatto una chiacchierata ieri molto interessante, di Mauro Gine Giuliani, direttore tecnico di Radesco, che poi presenterò meglio, per comprendere un po' la natura stessa della professione. Partiremo da qua. E continuando in questo filone filosofico, continueremo con i 2 elementi primari, l'acqua e il fuoco, con Fabio Marelli, direttore acquedotti di MM, e Franco Lura, ingegnere Franco Luraschi, sulla sicurezza antincendio. Fino a descrivere infine le situazioni un po' più relazionali e gestionali della professione, sia in ambito di sicurezza di cantiere, raccontando con gli ingegneri Matteo Colombo e Monica Conti di MM situazioni un po' particolari, grandi opere, l'M4 e eventi straordinari come l'Expo, insomma grandi eventi, e nell'ambito della sicurezza urbana con Riccardo Patti e Carmelo Iannicelli, sulla sicurezza urbana delle metropoli moderne, l'aumento dei rischi, insomma come gestire. Cercheremo anche un po' di confutare qualche luogo comune, meno quelli tipici di noi esterni ai lavori, sugli ingegneri. Uno sulla presenza femminile, mi dicono che stamattina e domani è stato già computato, oggi nel pomeriggio un po' meno, perché abbiamo una sola relatrice donna in 11 interventi, e l'altro è il classico, visione un po' dispregiativa, che viene usata ogni tanto dagli ingegneri, interpretati come persone molto rigide, poco inclini a determinate situazioni, che invece anche parlando con i relatori ho capito che il futuro della professione invece è proprio sempre più una posizione centrale dell'ingegnere tra vari
tra le istituzioni, tra le imprese, o addirittura talvolta capace di sostituirsi ai regolatori, all'autorità giudiziaria, come appunto Lura ci dirà poi nella parte antincendio, si arriverà addirittura a questo. Bilanciando anche con la capacità di flessibilità, di equilibrio nel bilanciare, e uso le parole di Leopardi, che mi ha detto freno acceleratore tra innovazione e responsabilità, nel senso che tutte le chiedo scusa, sì, perché dopo c'è devo aver confuso nei nomi da 16 relatori, chiaramente, ma chiedo bene. Il tutto in una visione un po' più complessa, e qua veniamo al primo intervento, perché diciamo un po' autore del ritorno ai valori della complessità, Giuliani, direttore tecnico di Redesco, un po' tra gli autori del nuovo skyline milanese, come sappiamo con il curvo, e adesso con lo storto, e adesso anche con il curvo City Life, oltre agli interventi a Roma BNL, che ci racconterà un po' la figura dell'ingegnere come la appunto diciamo filosoficamente, nel senso quasi hegeliana, nel senso dell'artefice del progetto, del progresso, non del progetto, pardon, nella sua essenza, cioè come artefice della trasformazione della natura secondo le esigenze dell'uomo, attraverso la conoscenza, la praxis, la tecnè, e proprio visto questa deriva filosofico greca, parto da un suo spunto che è quello degli ingegneri figli di Marta e di Prometeo, che è una cosa penso anche un po' conosciuta forse tra gli ingegneri, non lo so, comunque Prometeo, titano che ruba il fuoco agli dèi, lo porta agli uomini, e i figli di Marta, ancella biblica, che è un po' il motore silenzioso di una casa, di una residenza della sorella di Lazzaro, coloro che fanno realmente accadere e muovere le cose. Prego. Grazie, faccio partire un timer così in contesto, tre minacce in caso di... Siamo pieni di timer, andiamo da qua, uno là. Dico subito le conclusioni perché poi alla fine sarò in ritardo. Allora, i nemici dell'ingegneria oggi sono le norme, troppo complesse, troppo urgenti, la cultura del certificato in generale, oggi con il ponte stanno tenendoci tutti le cose che non sappiamo usare. Paolo, cambia il microfono. Aspetti, le donne. Secondi che non saranno recuperati. Secondo ricomincio. Vado direttamente alle conclusioni, dico quali sono i nemici oggi dell'ingegneria fine, delle strutture, sono le norme, troppo cogenti, la cultura del certificato, perché oggi purtroppo sapete tutti, ci stanno tutti chiedendo di firmare qualche cosa, non importa quale prezzo, vuol dire che le cose funzionano, le cose sono complesse e bisogna studiare. E la perdita di interesse per il mestiere che facciamo, che ho sentito l'altro giorno in ufficio da me con quasi professori del Politecnico, di strutture che mi dicevano non abbiamo più studenti, prima che ne parliamo, perché evidentemente questo lavoro non è più interessante. E invece è un lavoro molto interessante. E stamattina ho rifatto tutta la presentazione che avevo fatto ieri sera perché mi sono reso conto che una lezione sulla storia della scienza delle costruzioni proprio non ci stava. Quella la facciamo per i crediti da un'altra parte. Quindi vado su cose un po' più generali e permettetemi di divagare. Che costruire è un atto primitivo primordiale, ci sono molti esseri viventi che costruiscono, ci sono i radiolari, ci sono i ragni, ci sono gli uccelli, tutti costruiscono, ma dopo l'uomo, forse la prima volta che ha costruito qualcosa di questo genere, e poi magari si è un po' evoluto, poi ha cominciato appena, qualcuno ha smesso di doversi procurare da mangiare, si è messo a comandare, sono nati le religioni, i soldati, bisognava iniziare a fare qualcosa anche di celebrativo, ma tutto questo è stato fatto in modo diverso da quello che fanno gli animali, cioè fatto pensandolo prima, cioè progettandolo. Il progetto è quello che distingue l'atto consapevole di costruire dall'atto inconsapevole di costruire. Un radiolario è molto più bello della struttura che noi sappiamo fare, ma è frutto di un'evoluzione genetica, non consapevole. Quindi l'uomo si è un pochino domandato durante la sua evoluzione, banalmente, come va a far su questa cosa, e non sappiamo bene come sono state date le prime risposte.
Oggi sappiamo che non è soltanto come basta la reazione, ma fa resistere alle azioni, per cui il tema è un po' complesso, c'è il vento, ci sono carichi un po' più moderni, c'è il terremoto, c'è la folla, le azioni in generale. Però da qualche parte lungo la storia, attraverso sistemi di conoscenza intuitivi e molto fatti sulla base di comprovare, sbagliare, trovare un errore, ci sono esempi che tornano all'età primitiva di strutture che in qualche modo funzionavano, a partire dalla sigola, che ovviamente è una cosa che è un accumulo di materiale, quindi semplicemente intuitiva il suo funzionamento, ha invece tutto l'antichissimo sistema delle strutture in tensione, delle fonti, che probabilmente a partire dalle liane hanno permesso di costruire delle cose, senza sapere bene quale fosse la scienza che le sorreggeva, e poi le grandi costruzioni in pietra dei millenni d'Egitto, dove una qualche regola interna di proporzione tra le elementi orizzontali e quelli verticali, tra lo spessore e la lunghezza degli architravi, evidentemente ci doveva essere. Non sappiamo, ma non era scienza, era probabilmente esperienza, ma l'uomo in questo cammino, forse a forza di farsi cadere in testa delle cose, comincia a dare proporzione agli oggetti. E così via, no? Che tutta una parte, tutta la grande tradizione orientale del legno, che infatti si è conservata, chiaramente molto più antico perché il legno brucia, il legno vecchia, e tutta la cultura dell'architrave, che come sapete, come dice Gino Zucchi, il tempio greco nelle sue metope e nei triglifi soprattutto ricordano questa cultura lignea, cioè la teoria di oggi è che la pietra di queste strutture ricalca nel suo ornato quello che doveva essere la traccia dell'antica costruzione di legno, no? Quindi passare dal legno alla pietra è sicuramente un passo verso la monumentalità, verso la durabilità, ma anche qui fatta con regole che non conosciamo, regole sostanzialmente inconsapevoli, fino poi alla grande invenzione dell'arco, no? L'arco, questa è una basilica romana in Marocco, l'arco è qualcosa che ha dato straordinarie forme e strutture, e alcune di queste, come il Pongar o l'acquedotto di Segovia, sono di epoca romana, forse i vari ponti del diavolo, il giro del mondo, sono medievali, sono romani, non si sa. Però l'arco è un'altra grande intuizione di cui non abbiamo la traccia del fatto che ci fosse una conoscenza scientifica. Però tutte queste cose che abbiamo visto sono sostanzialmente riconducibili a ragionamenti intuitivi, che sono stati quelli percorsi anche in tempi recenti. Se guardate le sculture che fa Santiago Calatrava, che sono sculture, non fa il progettista, sono sculture per esempio basate sul concetto di equilibrio, cubi di marmo con dei tiranti, punti di contatto molto ridotti, intuitivamente l'equilibrio è qualcosa che si capisce. Tant'è che per spiegare come funzionava il cerco sport, ancora nell'Ottocento, si divertiva a fare questa fotografia per capire come funziona l'equilibrio di una struttura, anche se siamo già in epoca in cui la scienza delle costruzioni ha già dato questa data. L'intuitività delle strutture, sappiamo tutti quello che fa quando si insegnano i movimenti di struttura agli studenti, tutto il tema della pinicolare, l'arco, tutto sommato, qualche cosa che con metodi intuitivi si riesce a capire. Individuare il fatto che venga in pressione in un materiale messo in compressione, il carico, la linea di tensione di un materiale messo in tensione è qualcosa che si riesce a capire. Non sappiamo se i romani lo sapessero, credo di no, ma qui si arriva ancora con l'intuizione. Questa cosa si spiega a un ragazzino in 10 minuti. E quindi l'arco, noi sappiamo che l'arco sottoposto a un carico costante, quindi probabilmente subito la linea di pressione è questa. In realtà l'arco circolare è molto più comodo perché la centina è facile da fare e poi funziona. Se più gli aggiungiamo un po' di carico si simpano, probabilmente la linea di pressione si centra ancora di più. Dal Medioevo al Rinascimento, questo l'Alberto, a cose anche più recenti, l'arco ha dato tantissimo alla storia delle costruzioni. Poi le grandi invenzioni, questi sì secondo me erano dei ingegneri, anche se erano abati, erano monaci, erano costruttori itineranti, no? Ci sono anche dei libri su questa storia. Quando si è deciso di portare la luce nei luoghi di culto, qualcuno ha dovuto sapere come fare a leggere i muri, perché
Marco spinge, la spinta tende a aprire i muri, e se non si raddrizza il vettore aggiungendo un peso, ogni tanto la chiesa si apre durante un temporale, di solito cade. Quindi qualcuno inizia a capire che bisogna aggiungere del carico verticale, e con regole che sappiamo che piano piano siamo arrivati alla grande invenzione della luce, l'invenzione architettonica della luce negli edifici di pietra, è un'invenzione di aver capito come si può svuotare un muro e trasferire il carico che serve a centrare il vettore delle spinte all'interno del muro, perché il muro è un elemento di pietra che non resiste a frazione, quindi deve rimanere compresso nel suo sesto meglio, e porta a questi risultati straordinari. Però noi qui siamo sempre in strutture in cui non sappiamo bene come è stato il percorso che ha portato tutte le curie e quelle invece sciarpe. Non sappiamo come ci sono arrivati, ma evidentemente lo schema statico è ancora intuibile da un punto di vista vettoriale, quindi da un punto di vista molto intuitivo, da un punto di vista grafico, e quindi senza forse molti calcoli, l'esperienza accumulata nei secoli ha portato a capire come funzionano queste strutture, sempre sulla base di una scienza che non conosciamo, probabilmente non c'era. Se vogliamo estendere questo concetto di statica intuitiva, l'altro grande elemento, e qui non parliamo di stabilità, di pilastri, ma le cose semplici. La trave, tutto sommato, è quella, la trave, è intuibile con una percezione del fenomeno quasi puramente euristica, senza scienza alla base. Tutto sommato, se qualcuno si sarà accorto un giorno che se faceva questa cosa non funzionava, ma se faceva questa funzionava. E effettivamente poi una trave non è altro che un arco dove io ho messo un tirante e piano piano facendo coincidere la parte compressa con quella tesa diventa una trave. Sì, anche la trave, se vogliamo, qualche cosa che non so neanche parlare di cemento armato, il ferro con la trazione per questo prendere la compressione, sto dicendo che qui si arriva con l'intuizione. E non sappiamo quanto intuissero troppi, c'è il tempio di file in Egitto, qualche cosa della Sicilia, e erano anche vari anche importanti, se guardate le persone per fare il discorso. Questo è quello che ho fatto stamattina, avevo 20 pagine di slide di storia della scienza del futuro, quindi sono guardato lo specchio stamattina e allora ho preso i nomi a caso e li ho buttati dentro, solo per dire che saltiamo che pari il tema della mia slide, della mia conferenza, quello che c'è nel titolo, come si arriva alla scienza non ve lo racconto. Quello che bisogna sapere è che verso la fine del 1700 e l'inizio del 1900 la scuola di Ponte Chaussée di Parigi porta a termine, riunisce tutta una serie di condizioni, di percorsi più o meno chiari, che vanno da studi dei secoli avanti Cristo, poi c'è Galileo con le mensole, Cartesio ha fatto anche i suoi lavori. Qui a qui si va in una certa famiglia, ma la grossa famiglia che pone le basi della scienza delle costruzioni come la conosciamo oggi, che le cose quanto fosse tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX. Sarà oggetto, per chi vuole, ci dico del mondo, di studiare queste cose. Non c'è un corso di storia della scienza delle costruzioni nella nostra università, e credo che sia una cosa che dobbiamo fare. Queste cose ci vuole tanto a metterle in fila, ma sono molto interessanti. Non ve la voglio. Poi andiamo un pochino, quello che a me adesso interessa. C'è un salto quantico, un primo salto quantico, che è quello che ci porta direttamente a oggi. Negli anni 60, Zemniecki e Zinkiewicz inventano il metodo degli infiniti. Uno si occupa di più del calcolo matriciale, l'altro va direttamente ad applicare il calcolo matriciale a una rappresentazione della materia come elemento. Sulla base di queste due pubblicazioni, che sono dello stesso anno, guardate, Wilson nel 1975 scrive il primo software che si chiama Structural Analysis Program, che ancora oggi esiste in sue versioni SAP 90, SAP 2000. Io ho cominciato a lavorare con SAP 80, avevo un input nemmeno grafico, mi scrivevo le coordinate dei nodi su un foglio quadretti. Però era già meglio del Bax, che programmava in porto non più tempo, era già una cosa, era già il terzo una cosa. E ovviamente Sprodelis, che nel 78 inventa gli elementi e i layer per questa costruzione.
Quindi questi 4 giganti, improvvisamente tutto quello che studiamo dal punto di vista della teoria dell'elasticità, fondamentalmente, un po' di elasticità poco, si trasforma in qualche cosa che ci permette di avere strumenti estremamente potenti per simulare il comportamento strutturale. Ovviamente i computer di allora erano quelli che sono andati sulla Luna, cioè grandi come questa stanza, oggi probabilmente con un telefonino c'è più potenza di calcolo di quello che si fa a studiare. E quindi adesso vado molto veloce, facendo vedere velocissimo una serie di lavori che miei in questi anni, ma proprio come carrellata. Con batteria, dove siamo? Un paio di minuti. Ok, scusa, non manca ancora la tastiera per parte lei. Va bene, allora a questo punto tutte queste cose diventano un'ulteriore rivoluzione che c'è adesso, che ha aperto le scatole del software, rende soprattutto con i fogli di calcolo, gli algoritmi parametrici, possibilità di trattare quantità infinite di numeri in grandi tempo abbastanza ridotte, siamo in grado di simulare fenomeni e la rappresentazione dei fenomeni in un modo talmente rapido, talmente interattivo, che cambia il modo di concepire e di vedere le strutture che stiamo progettando. Ovviamente bisogna sapere dove si vuole arrivare, non è che la macchina ci dà la risposta di come è fatto il progetto, ma la simulazione, la virtualità è talmente potente che oggi c'è stata un'accelerazione ancora, credo, esponenziale negli ultimi 10 anni. Okay. Possiamo comunque... Questo era un 14. All'inizio possiamo concedere. No, ancora due. No, beh, ancora anche tre. Velocemente, queste sono le cose, questo è la nostra Milano, no? Le conoscete tutti, questa è finita, si è il progetto mio. Qui abbiamo lavorato molto su questi edifici anche. Questo è la bellezza di Caspiare Contemporanea, questo è Torre Storica, il Mezzo Bocco, non ci sono più in Torre Rivo, quindi è in costruzione adesso. Roma con strutture staticamente determinate ma con comportamento spaziale, quindi con necessità di simulazione importante. La regione l'abbiamo detto, la torre di controllo di Barcellona, un insieme di elementi prefabbricati disegnati ad hoc con dei nomi assolutamente inventati che vanno sperimentati o fisicamente o simulati per la prima volta, quindi abbiamo simulati, si parla del 2002, con un programma di elementi finiti molto finto, ANSYS, che le prove davvero dopo ci hanno dato ragione, quindi stavamo prendendo coscienza che oggi la simulazione porta veramente a dei risultati credibili. Il podio della Torre Adif è un altro elemento difficile, le grandi coperture come l'aeroporto di Alicante o i ponti che abbiamo fatto in questi anni, qualcuno pedonale, qualcuno scalare, che sono tutti frutto di questo tipo di approccio. E io ho fatto questa piccola parte filosofica, che però in un minuto, io credo che tutto quello che vi ho raccontato prima è arrivato qua, e questa cosa è durata qualche migliaia di anni. Oggi, in pochi decenni, siamo qua. E questo è un neologismo, la parola greca, che viene da eikonikos, che vuol dire non solo l'immagine ma anche virtuali. Io credo che l'era della virtualità abbia aperto oggi un nuovo strumento anche epistemologico, cioè di radice della conoscenza che avviene attraverso la simulazione. Abbiamo i dati, abbiamo i numeri, non solo per le nostre strutture, li avremo per l'inquinamento, li avremo per la demografia, li avremo per tutto quello che serve per stabilire un salto di disponibilità che lo saldi, se ne va così non mi vedo molto. Secondo me oggi una visione positiva da ingegnere è che abbiamo gli strumenti. Forse non abbiamo la coscienza.